In Italia l'amianto uccide ancora 4.000 persone ogni anno per malattie a asbesto correlate. Primo tra tutti il mesotelioma maligno, con oltre 15.000 casi diagnosticati dal 1993 al 2008, secondo i dati del Registro Nazionale Mesoteliomi di INAIL. Numeri ancora preoccupanti, resi noti in occasione della Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto che si celebra domani. A 23 anni dalla sua messa al bando, infatti, l'amianto è ancora diffuso in diverse forme sul nostro territorio. Le stime per difetto di CNR e INAIL parlano di 32 milioni di tonnellate. Il Programma Nazionale di Bonifica del Ministero dell'Ambiente conta 75.000 ettari di territorio in cui è accertata la presenza di materiale in cemento amianto. E le contromisure vanno a rilento. Pochi gli interventi di bonifica realizzati ad oggi, 27.000 edifici tra pubblici e privati su oltre 188.000. Lenti quelli in corso, molti quelli ancora da iniziare, tanto che di questo passo si stimano non meno di 85 anni per completare le bonifiche.